Il nostro sogno è guardare avanti, è cambiare le cose, perché crediamo nel futuro. Clinica Dentale Torri di Quartesolo e Grancona. Buongiorno a tutti i telespettatori di Telechiara, sono Alessandro e io sono Sara, bentornati ad Affari di Coppia. Siamo qui con la nostra amica dottoressa Paola Campanaro dello studio Torbellini Associati. Buongiorno, buona mattinata a tutti quanti e benvenuti a voi e grazie dell'invito. Ciao Paola. Ciao Paola. E poi siamo insieme ai nostri amici. Certo, alcuni già conosciuti come Angelo ed Ivana. Buongiorno e grazie di essere tornati. E una nuova coppia, Sonia e Ciriaco. Buongiorno. Grazie, ciao, ciao Sonia, ciao Ciriaco. Benvenuti e grazie per essere qui con noi. Bene Sara, allora oggi di che cosa parliamo? Oggi parliamo del tempo libero nella coppia e della libertà che c'è nella coppia. E ci chiediamo, è meglio fare tutto assieme o ritagliarsi degli spazi propri? Quindi... Allora oggi andremo ad esplorare questo argomento insieme ai nostri amici, alla dottoressa e a dei filmati che sì. abbiamo preparato. Sì. Bene, con cosa partiamo oggi allora? Guarda, partiamo con un piccolo spezzone di una serie televisiva che davano qualche tempo fa, Love Bugs. Benissimo. Prego regia. Bene. Vai amore, vai! Vai tutto! Oh! Così! Dai! Mira, mira, dai! Mira, mira, mira! Venire, venire. Prego. Veloci, su, sono su, a giocare su, a casa. Dai, 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 dai. Per favore. Potevo avere la rivincita. No! Dai, fuori i soldini, veloci. Ma veloce però. La rivincita vuole. Il gioco è fatto i soldini. Così, Veloci, o si impara a giocare o si sta a casa. Andiamo, grande amore. Grande amore. Allora, Alessandro, sì, bellissimo, hai visto? Bellissimo filmato. Questo filmato... che ha scelto Sara evidenzia che cosa? Beh, secondo me evidenzia la complicità di coppia. Esattamente. Che è l'argomento, diciamo, poi che andremo a trattare e dovremo un po' ad analizzare insieme ai nostri amici quanto questa complicità sia importante, questo è noto a tutto, è chiaro, ma quanto anche questa complicità nel fare molte cose insieme, quanto questo arricchisca la coppia o alle volte possa portare la coppia anche un po' più uno sfinimento o la mette in situazioni un po' più di difficoltà. Ecco, allora, io vorrei partire insieme ai nostri amici, qui poi abbiamo anche una nostra nuova new entry, una coppia new entry, e volevo sapere anche loro un po' cosa ne pensavano di questo. Allora, a noi piace ovviamente passare tempo libero insieme e il nostro lavoro purtroppo ci,
ci porta a passare ad avere poco tempo libero. E quindi quando ce l'abbiamo ci piace stare insieme. Ovviamente ci sono anche occasioni in cui ci capita di stare con amici, magari più di una delle due parti, magari amici di prima di essere sposati o fidanzati. E lì personalmente mi fa anche piacere ritagliarmi i miei momenti, quindi mi fa piacere sapere che Sonia ha delle amicizie e frequenta persone che sì, conosciamo, però insomma restino nella sua come dire, cerchia di vecchie amicizie, ecco. Ok, benissimo. E tu, Sonia, come la pensi? Io, in realtà sono d'accordo con Ciriaco, con Ciri, con quello che lui dice. E scusa, hai detto? Ciri. Quindi lo possiamo chiamare anche potete noi Ciri. Potete chiamarlo Ciri, tutti, sì, assolutamente. Anche noi Ciri. Giusto per entrare un po' più importante, in confidenza. Perché è un nome importante, Ciriaco, poi sappiamo tutti che è un nome importante. Ecco, benissimo. Scusa. E insomma... Dicevo, è importantissimo il tempo condiviso, però è importantissimo anche il tempo che ognuno dedica a se stesso, perché nello stare bene in coppia c'è bisogno di un equilibrio che ognuno deve mantenere, per cui noi cerchiamo di giostrarci tra questi equilibri, quindi stare assieme il più possibile, fare più cose possibili, ma anche coltivare i nostri spazi, le nostre passioni, i nostri interessi, questo un po'. Quindi tempo insieme sì, ma ognuno con degli spazi. Giusto, mi sembra di riassumere. Bene, e voi come? Ecco, io personalmente sono d'accordo con Ciriaco e con Sonia. Effettivamente noi condividiamo, abbiamo iniziato condividendo praticamente tutto. Infatti io se potevo, se ne avevo l'occasione, coinvolgevo Ivana, non so, la partita a calcetto magari veniva a vedermi, magari facevo un torneo di qualche attività che svolgo io, lei veniva ad assistermi addirittura. È bellissimo far fronte comune, siamo la squadra più forte del mondo insieme. Però effettivamente poi col tempo emergono magari delle differenze, magari lei non è tenuta a venire ogni volta con me, sicché piano piano poi viene fuori quello che è la verità. Cioè, se io ho degli interessi è giusto che io coinvolga Ivana, però quando lei non lo vuole fare è giusto che me lo dica, e allora ritagliarsi i suoi spazi esattamente come io. Quindi sì, sono perfettamente d'accordo con Ciria e Sonia. Benissimo, e tu Ivana? Sì, anch'io sono pienamente d'accordo. Diciamo che nel nostro caso è anche subentrato un bellissimo bimbo, di conseguenza andare a vederlo giocare a calcetto la sera a gennaio è un po' difficile. È un po' difficile, quindi mi ritaglio grazie anche a questo, anch'io magari una serata con le amiche mentre lui tiene il bambino, lui va a giocare a calcetto settimanalmente, io sto a casa e mi rilasso un po'. Diciamo che siamo arrivati anche a questo equilibrio, non più l'attaccamento, stare sempre insieme, ma anche il saper ritagliarsi i propri spazi proprio per avere poi qualcosa da raccontarsi. Molto bene. Ivana ha detto, tutti voi avete detto delle cose molto interessanti e mi sembrate abbastanza in linea, però introduce un argomento, cioè quello dell'attaccamento, cioè di quanto la coppia necessita di fare insieme delle cose. Quindi voi mi avete portato un esempio di equilibrio, ma anche dell'aspetto dell'attaccamento. Ecco, rispetto a questo volevo capire assieme alla dottoressa Paola Campanaro che esperienza hai tu in questo senso relativamente alle coppie, cioè di quanto riescono a bilanciare il loro tempo insieme e diviso e quanto bisogno di attaccamento poi in realtà incontri tu nelle coppie quando vengono in consulenza. Bene, allora intanto buongiorno a tutti quanti e grazie sempre della fiducia che mi accordate. Sono sempre a vostra disposizione, cari telespettatori di Telechiara, per eventuali domande anche su questi temi sempre così interessanti. Questa mattina stiamo parlando proprio di il fare, il condividere. Il tema della condivisione è un tema estremamente attuale. Pensiamo ai social network e a quanto si condivide di quello che si sta facendo, ma nello stesso tempo del bisogno anche, come dicevano i nostri amici in studio, di fare qualcosa e di trovare degli spazi singoli. L'attaccamento è un tema molto intimo e
anche questo vede delle fasi alterne, nel senso che magari all'inizio, come diceva anche bene Ivana, si ha più bisogno di fare le cose insieme perché c'è il bisogno anche di conoscersi e poi quella passione che alimenta l'innamoramento iniziale. Poi col tempo la coppia si stabilizza e trova un equilibrio, proprio come le coppie in studio da voi stavano descrivendo, ed è in questo equilibrio che noi ci giochiamo proprio l'amore, la decisione di amare e la possibilità di dare alla coppia e nei vari tempi della propria vita un progetto, perché è solo grazie al progetto di coppia che la coppia stessa può andare avanti. Benissimo, quindi tu Paola ci introduci l'argomento del progetto di coppia. Bene, questo è un argomento che sicuramente andremo a riprendere subito dopo la pubblicità. A dopo. Il nostro sogno è guardare avanti, è cambiare le cose, perché crediamo nel futuro. Clinica Dentale Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Bentornati a tutti su Telechiara. Allora, stavamo un po' interrogando le nostre coppie su quanto è opportuno o qual è la strada migliore affinché le coppie stiano insieme e anche nello stesso tempo diano spazio alla loro individualità per poi tornare insieme e condividere questi spazi. E in questo senso qua Paola ci aveva anche introdotto il progetto di coppia, no? E che questo faccia parte anche di un progetto, il poter condividere insieme. Ecco. Ma siamo qui anche un po' per conoscere, abbiamo l'occasione di conoscere le nostre coppie un po' più da vicino. Infatti io so, Sara, che tu hai preparato qualcosa di interessante e stimolante per i nostri telespettatori. Sì, guarda Alessandro, ho selezionato un minutino di casting di Ivana e Angelo. Oh, quando sono venuti a incontrarci, a conoscerci. Certo. Quindi continuiamo questa conoscenza, approfondiamo questa conoscenza. Molto Prego bene. Regia, grazie. Qual è la vostra canzone? La nostra canzone è una canzone di Luca Carboni e non mi ricordo il titolo. Vuoi cantarla? Perché... No, sono stonatissima. Però ogni volta che la sentiamo ci si riempie il cuore di gioia. La nostra canzone è una canzone di Luca Carboni. Che però adesso mi sfugge il titolo. Vuoi cantarla? Mi ricordo la fine. Che adesso mi sfugge, però è l'emozione. Va bene. Però è Luca, sono sicuro che è Luca Carboni. Okay. Non è recente e praticamente parla della coppia. E è bello perché alla fine fa cenno al fatto di avere un bambino prima del matrimonio, e perché praticamente il giorno del matrimonio sarà lui poi a portare diciamo le fedi e a scegliere insieme il nome, diciamo. Bene ragazzi, bene. Allora non ripresa posso spontanea non posso far altro che chiedere se ci accennate questa canzone, dai. Il titolo adesso lo sappiamo ed è La nostra storia di Luca Carboni. Ah, però bene. Io non la canto. Dai Angelo. Angelo, vuoi intonarci? Vai, proprio un frammento. Adesso vuoi dargli un la? Sì, no.
No, adesso effettivamente, ragazzi, no. Non ce la facciamo. Va bene, Angela, apprezziamo. Apprezziamo il gesto. Partire è difficile partire, però apprezziamo il gesto. E grazie anche per la vostra partecipazione. Grazie a voi. Ok, benissimo. Allora, per tornare a noi, so, Sara, che tu hai anche selezionato una mail molto interessante riguardo all'argomento che stiamo trattando. Vuoi leggercela? Certo. Questa volta a scriverci la mail è una coppia. Penso che sia la prima volta, Alessandro, che leggiamo una mail di una coppia. Buongiorno a tutti, siamo Silvia e Giulio. Siamo una coppia da qualche anno, non abbiamo figli. Nel nostro tempo libero amiamo fare sport, uscire con gli amici, andare al cinema, ma sempre assieme. E non abbiamo mai sentito l'esigenza di dividerci in questi momenti. I nostri amici dicono che siamo una coppia forte proprio per questa unione. Che ne pensate voi? Molto interessante. Allora, un po' il tema di cui avevamo accennato prima, secondo me evidenzia questa mail, che ci vuole stimolare rispetto al fatto di quando una coppia è dipendente l'uno dall'altra. Perché io credo che poi le esperienze siano molto diverse, ci sono coppie che lavorano insieme, per esempio, e coppie che invece condividono meno cose a livello molto pratico nella quotidianità, e quindi ogni coppia ha la sua esperienza, ma io credo che forse uno degli elementi che mi piacerebbe un po' scoprire assieme a voi qui in questo momento è proprio qual è la linea di quanto insieme si possano fare delle cose, quanto questo sia perché ci sia un bisogno della persona di andare a colmare dei vuoti e quanto invece sia la felicità, un bisogno affettivo reale di stare della insieme, coppia, di condividere. Cosa ne pensate voi? Allora, io penso che noi adoriamo fare cose insieme e cerchiamo di stare il più possibile insieme quando abbiamo tempo libero. Le situazioni in cui ci troviamo a non stare insieme ma con altri amici non sono situazioni che andiamo a cercare, sono situazioni che si presentano, amicizie che ti contattano per una pizza fuori piuttosto che un weekend o una chiacchierata. Quindi io credo che non bisogna andare a fare un conto matematico di quante ore passo nel tempo libero insieme a Sonia quanto invece autonomamente. L'importante è che io mi arricchisca sia del tempo che passo con lei che del tempo che passo con i miei amici. Sono momenti molto diversi e appunto questo poi secondo me va a dare ancora più interesse a quello che è la nostra quotidianità, insomma, ecco, se fosse un 24 ore insieme secondo me non credo che ci sarebbe nulla di male assolutamente, però forse almeno dal nostro punto di vista ci sarebbe un pizzico di pepe in meno, ecco, diciamo di così. Noia? Stiamo parlando di noia? Magari sì, ma diciamo anche noia, dai. E Sonia, per te, voi condividete tanto quindi nella vita? Sì, ma tu ti annoi con me, è questo che stai dicendo. Lo sto dicendo qui con noi questa mattina. Cioè non me lo dice mai? No, io allora sono ovviamente d'accordo con quello che dice Ciri, perché comunque è quello che viviamo, è quello che facciamo. Però credo, non è mai capitato, per cui bisognerebbe magari metterci in una stanza, obbligarci a stare 24 ore su 24 sempre assieme. Sì, magari capita in vacanze, in quelle occasioni che però sono veramente saltuarie. Ma anche lì la ricchezza sta sempre anche nello stare assieme e ritrovare i propri spazi. Nel senso, non è necessario per forza che io faccia una serata con le mie amiche o che lui faccia una serata con i suoi amici. Anche nella quotidianità, nello stare in casa, c'è un momento che uno si può ritagliare per sé. Ma la cosa più importante nell'equilibrio della coppia, secondo me, è proprio il fatto di poi andare a condividere, andare a cercare di creare, fare in modo che questo momento abbia un seguito nel racconto del momento, nella condivisione, che poi non vuol dire qualsiasi pensiero io faccia, qualsiasi azione io faccia, devo raccontarla. Certo.
Molto bene, Sonia. E c'è un elemento che ha introdotto Sonia, secondo me, importante, mentre dicevi, cioè le vacanze. Le vacanze sono un momento straordinario, generalmente, poi ogni coppia magari ha delle abitudini, e questa è un'occasione per mettere proprio a stretto contatto e nelle decisioni anche sul come trascorrere, come fare quelle determinate cose, eccetera. Quindi è un momento un po' della verità, se vogliamo, no? Di stretto, dove si va a condividere molto. Voi avete qualche esperienza in questo senso durante le vacanze? Beh, sì, in generale. Emergono questioni diverse? Beh, sì, nel senso, per me è molto importante che scegliere il luogo delle vacanze insieme a Ivana. Quindi non mi è mai capitato di scegliere da me il luogo senza dire niente a lei, eccetera. Probabilmente su succederà. Questo non abbiamo dubbi, okay. Su questo, visto che un po' vi conosciamo. Sì. Però mi stavo chiedendo, per andare diretti al punto, quando siete in una circostanza di vacanze insieme, ecco che la vicinanza vostra crea anche una modificazione nel vostro equilibrio? Di coppia, naturalmente. Assolutamente no. Perché nel nostro caso la condivisione, esattamente come diceva anche Sonia prima, è importantissima. Pensate addirittura che quando io passo dei momenti, diciamo, che sono distante magari da Ivana, tanto per dire, posso essere andato al bar a fare colazione e lei invece è rimasta col bambino a casa o con i miei suoceri o è andata in un altro posto, quando ci ritroviamo io subito racconto quello che è successo, quindi condivido. Quindi la rendo partecipe di tutto quello che è successo quando lei non era con me. Ah, sai chi ho incontrato, sai con chi sono stato. Quindi le vacanze non cambiano assolutamente nulla, perché tutto quello che capita a me lo condivido con lei e vedo che anche lei risponde in questo modo. Molto bene. Allora, intanto grazie per questo primo momento. Ci fermiamo qui. Nel pomeriggio ritorneremo assieme alla dottoressa Paola Campanaro, che riprenderà insieme a noi questo argomento. Alessandro, fammi ricordare la nostra mail per gli amici a casa che volessero scriverci la loro esperienza: segreteria@lpnetwork.tv. Scriveteci, ad oggi pomeriggio. Ciao! Ciao! Sono Carlo Savegnago, vi aspetto su Telechiara ogni venerdì mattina alle 11.30 con Il Vaso di Pandora, i fatti e il mondo visti con occhi nuovi.